Salve a tutti i lettori di androidblog.it e digimobile.com. Oggi andremo ad effettuare l'unboxing del PhonePad S500 prodotto da Mediacom che gentilmente ce l'ha inviato qui in redazione. Nella confezione che adesso andremo ad aprire possiamo trovare ovviamente il dispositivo ben protetto da un sacchetto in plastica e tutti i soliti accessori che siamo soliti trovare negli smartphone, quali il caricatore USB, il cavo USB micro mini USB e gli auricolari in-ear dotati di microfono integrato. Devo dire che la qualità di questi auricolari, almeno nelle prime ore di utilizzo, è davvero molto buona. Analizzando nel dettaglio questo PhonePad S500, sotto la scocca il dispositivo presenta un processore Cortex A7 quad core da 1,2 GB e la memoria interna è di soli 4 GB, forse uno dei pochi lati negativi di questo dispositivo. Ovviamente la memoria è espandibile con micro SD fino a 32 GB. Per quanto riguarda la memoria RAM, invece, si trovano solamente 1 GB di RAM, che forse sono troppo pochi per un processore quad core. Per quanto riguarda il display di questo dispositivo, si tratta di un display da 5 pollici con risoluzione HD e ciò che forse ci ha stupito in queste prime ore di utilizzo è il processore MediaTek presente su questo dispositivo. Diciamo si è dimostrato meno reattivo di quanto ci aspettavamo, soprattutto in alcune applicazioni come Skype, che sono forse un po' più stressanti per il dispositivo, che non ci hanno permesso di utilizzare al meglio l'applicazione. Tuttavia, non vogliamo rovinarvi la sorpresa e lasciamo alla recensione finale, fra qualche giorno, tutti i pareri e le impressioni su questo dispositivo.